Quindi ci guardiamo Rosso Fuoco distrutto. Oh sì. Allora, premessa. Madonna santa. No, oddio, mi ricordo. A parte che quanto dura, scusa, sto noio Ma non ce orario. lo guardiamo tutto, chiaramente. Oh, ok. Questo era uno dei video in cui avevo ancora voglia di fare un video dove registravo le mie cose, Sto ancora facevo voglia di vivere. cose, avevo più o meno voglia di vivere. E questo video è particolare. Perché nei punti in cui c'è la ripresa tipo telecamera, fatta con un tablet orribile, usavo il tablet di mio fratello, e un Lenovo di merda, e non so perché c'è un fischio incredibile. Non chiedetemi da dove arrivi, non l'ho mai capito, probabilmente era il microfono, qualcosa che faceva interferenza, non ho mai capito il motivo. Era È una chiaramente un maledizione. rimpicciolito che fischia nel microfono. Voi quella maglietta si comprava al GameStop. Distratto. Non l'avrai. Sa che ha vinto distratto. Infatti stiamo guardando distrutto. Bravo. Vabbè, io vado. Mi dispiace per le orecchie distrutte di tutti gli altri. Distruggerò anche le mie. Cringiamo. Fu così che chiuse il video dopo 2 secondi. Eccolo. Non si sente tanti? No, in realtà si sente. Sì, si sente però dai, Tra l'altro mio fratello sopportabile. c'ha una mano che è Parkinson. Che Dimmi che eri sbarbato. ero sbarbato. No, non eri Ah. sbarbato, mannaggia. Oh, tutti belli e brutti. Ah! Allora, aspetta. Calmi. Intanto è esposto anche la cam. Allora, una cosa alla volta. Ciao Ero in pantaloncini perché faceva caldo, come lo Fra. schifo a Mia merda. dea. Ciao Fra. Forse gente casino. Qua si vede il famoso computer incredibile. Oh mio Dio, io usavo le scarpe delle scatole, Madonna, non so parlare. Le scatole delle scarpe per mettere le carte di Yu-Gi-Oh! Questo computer era effettivamente un computer, c'era un case, Meno male. faceva cagare. Questo televisore orribile che aveva una risoluzione tipo 600x800, una roba indegna, che tenevo lì giusto per bellezza, in realtà la usavo per giocare con lui. No. Ti offendi è un fake crash? Ma perché? Sai, ok. E, tra l'altro qua si può vedere che qua c'è il Wiimote con tutto quanto, il telefono. Cazzo, non c'ha mai senso sta stanza. Tornati sulla serie più malata. Santo cielo, che fastidio. I am suffering. La mia voce tutta così, praticamente per sembrare divertente. Del web che Madonna, parla scusate, di arti ancora abbasso. più malate, fatte da gente ancora più malata e recensite da gente Dà comunque che va. fastidio. Lo so. Sì, lo so, ci abbiamo Lo imparato so da anch'io, tanti testa anni, di però dai, cazzo. lo sapete che maggio è un mese di merda. Comunque, ora siamo tornati, o meglio, sono tornato e tutti sono felici, Ho già abbassato. tranne io. Ecco, Sapete. una cosa che non è ancora cambiata. Non cambia mai. Ah, questa autoironia sulla voglia di vivere. Sempre un point. Faccia da Oh. culo. Per trovare E quest'arma va ci ho messo bene. tanto tempo, intanto Pazzo. perché non sapevo cosa Madonna. fare, e allora sono Io tornato adesso qui vado di perché là e so ammazzo che ci vado, ci quell'idiota. sto Sta provando, ho fermo. trovato Così, quella teneva così il coso. bellezza. Oh, No, sto veramente, per riprendendo. causa sua ho ancora qualche seduta da fare con lo psicanalista. Quindi, caro Wishidog, riceverai presto un Wishy paio di Dog, cuccicari da parte mia. come cazzo l'hai chiamato? Come cavolo Come ho vuoi? chiamato? Non stavo ascoltando. A posto di Whisky Dog l'hai chiamato Wishy Dog. Eh Ma ce sì, la questo è il nome vero. fai? Ma Credo. ce la fai? Wishy Dog. Viscido. Ma nel caso Oh volessi zio. farmi Non mi qualche ricordo più come si chiama veramente, consiglietto, Vida. non Non lo lo voglio voglio sapere. sapere. Così potete rovinarvi la vista Io in mi modo ricordo solo che è come tale Avatar lo stemma della Sampdoria. da avere E va già bene così. Mi associo. Ma prima di cominciare a sparare sulla Croce Rossa, qualcuno Il vuole nostro parlarmi ai sponsor, Shadow Legends? NordVPN. Sembrava l'inizio di un product placement. Grande. Informazione basilare. Pokémon rosso poco distorto, Vabbè, non ce ne evoluto frega un nel cazzo. Anzi, no, tempo forse. corso creato appunto dall'hangar Wishidog. Vabbè,
Uscito. No, ma non era un errore. Eri convinto che si chiamasse Wishido. Che dai, è un nome di merda, come che cazzo. Non si chiama veramente Wishido, no, non ricordo. No. Come si chiama? Whisky Dog. Cosa che, infatti, cosa che ho detto? Mi fate ricordare. Wishy Dog. No, sta zitto un attimo! Presentare una trama più matura, non lo so. Ah, è vero, in quel periodo andavano un sacco di moda gli zombie, le apocalissi, quindi tutti quanti mettevano gli zombie ovunque, è una cosa che ho sempre odiato. Sì, ovunque, Madonna, gli abbandoni, i mostri. La Vandonia, Pokémon Inside, chi più ne ha più ne metta. Sto dicendo, ma porca miseria, sarà Porca Sekiro? miseria. Ma da quando è che Uibo. torna la moda di rendere Non si qualsiasi cosa dicono. un O cazzo di segui. Mi horror? dissocio. Cioè, va bene che sono io quello cui fa schifo l'horror in qualsiasi Conferma, trama, mi fa ancora ma cagare porca l'horror. puttana, che cazzo c'entrano i Peccato. Pokémon con l'horror? E tra l'altro, Rosso Fuoco Distorto non è nemmeno una delle poche hack così, ce ne sono a migliaia. Chi ci Che conosce, dopo tanto recitazione tempo, si ricorderà di Snakewood. da Vabbè, Oscar. che poi Questo Snakewood video mi sta dando un po' diventa di un nausea. casino. Non Anche a me, lo non so. preoccupare. Madonna, basta, io dobbiamo Quando andare voglio avanti. Ti ubriacarmi. prego, sembra che sia un terremoto. C'è il titanoto, scappate, vi prego. Sì, più o meno Oh, le aspettate un vibes attimo. sono quelle. Ok. Del tipo, cos'è un hack? Grazie, siamo stupidi e non sappiamo quello che scarichiamo. Il che Guida! può essere, Leggi! Ok, ma stati calmo. Il gioco non parte. eh? Il Forse il gioco gioco non non ha le gambe. parte. Avevo Sapeva già. capito. Ok, scusate. Non lo farò mai più. Promesso. No bug! Leggere! Ho capito, ma statti calmo! No, meno male che ho Tra visto l'altro Snake. la luce in Era questi video non Bianca esiste. Tutto giù. Liquidi glande. Il glande. Ma perché altrimenti, se avessi salvato, normalmente non con i save state, mi si sarebbe fottuto tutto il gioco e io non avrei potuto registrarlo più. Ah, per tutto il video quel computer chiaramente è rimasto spento. Oh, scusate. Era Che giusto cazzo, e per... voi non potreste giocare. Quindi questa roba effettivamente è utile. Ma tralasciamo le boiate e cominciamo a giocare. Il gioco inizia come sempre con Rosso Fuoco. No, aspetta, che problemi ho col No. trailer? Perché mancano delle lettere? E perché quel Gengar combatte con il vuoto? E perché mi sto facendo queste domande nel Undertale. cazzo? Sans Vabbè, non è che Undertale. poi l'intro sia Oh così no. No, c'è una scena di importante. Quindi Undertale saltiamola e andiamo avanti simile a che è sta cosa. meglio. Wow, no, aspetta un attimo. Cosa? O qualcuno Sembra si è quasi un guardato vlog di un Hikikomori Charizard? red O sto sognando? pillato. Male, tra l'altro. Oppure, boh, spiegatemelo voi. Perché l'intro dovrebbe essere Ma tutta cosa c'è scritto lì oscurata? sotto? E no, È non accetto pre-start, come credo. risposta. Ma ti Aspetta. sono su fuoco distorto! Perché sareste delle brutte persone. È Vabbè, illeggibile, non vogliamo e onestamente. Non si cominciamo a capisce. giocare. Dunque, essendo un hack di Rosso Fuoco, immagino ci siano le spiegazioni dei tas. Ah no, niente, noi siamo imparati. Ah. O magari è scritto in inchiostro simpatico. Ok, Che dai. battuta di Magari merda. leggiamo giusto Ah, dai l'introduzione, fuoco forse al l'autore computer. vuole spiegarci qualcosa di più. O forse voleva un Oh, modo per spararci entro i Madonna. bici. Boh, ma Non lasciamo puoi stare. chiamare. Iniziamo l'avventura, del Abitato. resto è per questo che siamo qui. Dove starebbe il punto nel Dove creare un è andato sistema? Marowak? Come sapete dove Sparito, andarci? Non me risucchiato dall'etere. ne... Aspetta, da quando in qua il protagonista è un ignavo? No, guarda che adesso ti chiediamo i diritti sul copyright. Ti chiediamo i diritti sul copyright. Ti chiediamo i diritti sul co ti chiediamo i diritti sul Wow. copyright. Ti chiediamo i diritti sul copyright. Ti chiediamo i diritti sul copyright. Ti prego, Basato. Niente, è sparito. Bene, lo stream è nostro. Perfetto. porco Dio. Ok, overwrite. Scegliamo un nome degno dei migliori principi inglesi e passiamo Pago t'ammazzo. con lo Sì. sprite di Gary, che poi con quale messaggio me lo stai chiedendo? Spariamo il primo nome che ci Chiamalo viene in mente e Damiano. No. proseguiamo. Oh Finalmente il mio gioco Dio, inizia. Quando ci Nesquik. accorgiamo che il Io nostro odio. nesso è sparito. Chiunque. Oh, Ok? Madonna. Ma questo non è No, giusto! Guarda Ovalo, da io dove mi ci chiamano eviterei. tutti i
di illuminare quegli esseri. No, che ci penso proprio. Nemmeno mi hanno, nemmeno ci hanno citato quando hanno fatto il gameplay. A quanto pare è sparita. Vergogna. Mi sa che oggi si esce all'aria aperta. Nel Pokémon Go. Una volta usciti di casa non si può più tornare indietro. Perché soffriamo di Alzheimer. Tutto strecciato male. Continuiamo la solita routine di rosso. Camtasia non smette mai di sorprendermi. Come naturalmente succede. Non succede. Sono stanco. E Ox scappa. Anch'io sono stanco. Dopo questo dialogo che farebbe invidia Mistero, è una scena alquanto... È un po' come la tua recitazione, imbarazzante. Possiamo finalmente entrare nel laboratorio. Signori, avete usato abbastanza crema? Ah no, è solo 17 dei tube, tutto a posto. Scendiamo le scale per... Madonna, Madonna, quando aveva ancora i capelli. Perché le Pokéball sono diventate cacca. Mi piace come ho preso lo screenshot perfetto. Perché un muro intero di Pokéball solo per le scarpe da corsa che svaniscono insieme? Ma non sarebbe stato più credibile mettere un muro? Non cominciare a pensare alle mappe perché tu non sei capace, quindi devi stare zitto. Seventeen precalvizie, no dai, no. Non ci pensare, come se fosse facile. Arriviamo fino in fondo al tunnel per vedere uno splendido cadavere volare nel... Muro. Muro. Tipo, rinchiuso. Ok. Grotta. Proseguiamo destreggiandoci peggio di Ezio in questo mondo distorto bootleg. Finché non raggiungiamo un'area piena di NES. Ci avviciniamo al nostro NES quando Oak ha uno spasmo e... Oh mio Dio, che cazzo è quella? 15.000% e capisce che nel mondo di Rosso Fuoco il NES controlla tutti e chi vi si oppone viene ucciso e spedito nel regno delle ombre dei poveri. Non appena finisce il dialogo, ecco che... Tra l'altro non c'è una pausa, vado avanti, via, corri, minutaggio. Flash thanks. Hi guys, welcome to Frost Time Video, and this is a new video where I play. Madonna. Con sua madre. La porta non è centrata, la porta non è centrata. La bottom text. Signora? Non penso che la credenza fosse quella parte... Signora? No, non avevo registrato in tempi diversi, ho fatto tutto quanto insieme, quella parte. Solo che era una giornata col tempo variabile. Non avevo la minima idea di come si posizionassero le luci. E quindi... Addio. Noi non abbiamo visto niente. Usciamo dalla casa per entrare in un'altra. Madonna, che fastidio quelle scale. Un cadavere intero che ci dà... carne laida. Parliamo con il vecchietto vicino agli scatoloni che rivelerà essere una ex recluta del Team Rocket. Ma va proprio in voga questa moda per il latte ovino? Per lanciarsi all'inseguimento di un Pokémon selvatico. Nel nulla. Ah già, mi stavo dimenticando del solito tutorial. Adesso il vecchietto cercherà di catturare un Weedle che... Che cosa è successo all'audio? È successo, esatto. Sono confuso. I non. Vabbè. Va bene. Aspetta. Madonna, che brutta questa cosa. Gabbia. Ma dove diavolo sono finito? Conteschio di un Cubone. In un mondo distorto o in Pokémon Black and Blue? Il buon vecchietto ci regalerà il bellissimo Hypno appena... Oh mio Dio, per il gioco della pesa. Bellissimo. Il mio Pokémon è un Hypno. E nella scorsa puntata era un Drowsy. Ma che cazzo mi hanno fatto questi due poveri cristi da metterli nelle... Striscia la notizia. Striscia la notizia. Beve la gente! Splash! Belandi! Perché non ho ancora detto la carne che l'ha trovata prima. Wow. Fermati lì. Carne. Siamo fermi. Carne. Quando ogni carne viene messa nella tasca strumenti. Sì, il bellissimo sfondo l'avevo visto anch'io. Esploriamo ancora un po' la stanza. Bisugo. In un angolino al PC troviamo nostra madre, che si era fottuta al NES per giocarci da sola, a quanto pare. Però no, ci manda solo a cagare e ce ne andiamo piangendo, come al solito. Mi dissocio, mi dissocio un sacco. Ancora una volta. Non l'ho scritto io. Un'opera d'arte moderna dove incontreremo il nostro Oak, prontissimo per Halloween, che ci sfiderà senza motivo. O forse è solo il NES che ha voglia di rompere le palle. Decomposto. E quindi Oak. Niente, dopo aver battuto Mister No, proseguiamo ancora. Veniamo ancora trasportati in una grotta, questa volta quella celeste. Proviamo a proseguire in una direzione,
Ma l'avatar è venuta voglia di ballare, quindi ciccia. Ah, sì, è vero. Lì aveva messo il muro invisibile. Labirinto, troviamo uno sprite rubato a Jagold. No, cambiare il colore alla teca non era, mi salva dal ripare. Non era esattamente lo stesso. Per chi però non lo sapesse, ripare si non è da Mystery Dungeon quello. Sì, a parte che è di Mystery Dungeon, sì. Persone. Ma non importa. Dopo aver trovato un utilissimo missing no all'otto, usciamo dalla grotta. Che bella celestina. Parla con qualcuno. Dà le indicazioni, tra l'altro. Andava un po' più piena? Bel mapping. L'audio. Confermo sulla mappa. Andiamo da Bill ed entriamo nel trasportatore, che ci porta nel giardino di Bill, giustamente. Come va la dieta? Arriverà Bill. Che sta impazzendo. Dopotutto, cosa vuoi aspettarti da uno che ti dice che vuole unire tutti i Pokémon per creare quello onnipotente, stile Megazord? Fermo un attimo, stoppa. È la stessa cosa che facevano in Lavandonia, che vogliono fare il super Pokémon fondendo tutti. Vedo proprio una linea qua. È tutto collegato. All comes together. È il tipo l'MCU delle hack brutte. Ci porterà al Better Emperor sta cosa. Il bending di Snakewood è la creazione di Rosso Fuoco distorto, palesemente. Il giardino di Bill è una creepypasta davvero esiste. Lo idoclo e creepypasta quanto mi stanno sul cazzo. Perché non leggiamo la ribellarsi? No. Adesso. Io direi che semplicemente è un fan sfegatato dei Power Rangers, un po' tantino fuori di testa, però è una brava persona, quindi... Ma è diverso da loro. Ah già, giusto per ricordarci. Ammazzati. Si sghe... No, è per il senso... Goliardia. L'utilità nel farlo in hack dove puoi fare save state a raffica. Esploriamo la mappa. Ah, è vero, perché se perdi... Diversi. Perdi. Diari di bordo a dir poco inquietanti, raggiungiamo l'ennesima grotta. Dopo averla percorsa, però, non tutto mi torna. Diglett. Perché la mappa mi sembra così maledettamente uguale alla grotta di Diglett? Ma quello è un pene. Sta facendo il bending. Dalla grotta ci ritroveremo sulla montagna di Bill, che conduce alla morte di Bill, che nel frattempo è diventato un professore. I fan cazzisti diventano professori e mio cugino, che da bambino voleva diventare uno scienziato, adesso lavora per la NASA, anche se ha solo la licenza media. Che bello tagliare i Pokémon invece che tagliare gli alberi, eh? Vero Snakewood? Finalmente. Ah, madonna, anche questa rubatissima. Voglio la parte 2, ma non ci penso neanche. Naturalmente, però, a lui pesa il culo e siamo noi a dover andare a trovare i ben tre aree diverse. Snakewood, ma puntualmente copiava tutto. Tutto bene con la congiuntivite? Arriviamo al Bosco Smeraldo e subito... Tra l'altro, quello sprite non ho mai capito. Quello sprite dovrebbe essere della collezione di Zeno, se non mi sbaglio. Perché lo stile è quello. Da quando esiste la famosa vecchia palestra nel Bosco Smeraldo? E signora, dovrei curare i Pokémon in una palestra. Vabbè, remaster. Fatti poche domande e vai avanti. Sfidiamo il primo allenatore del gioco. Che quanti cazzo di livelli ci separano? Ah, scusa? Sì. No, davvero, famosi livelli. Questo qui è il primo allenatore che si affronta dopo Hawk. Dopo aver sudato sangue, torniamo a curare i Pokémon. Deve fare il parkour sulla palestra. Sì. Sì, però curateveli sti occhi, che poi date la colpa ai porno se la gente diventa cieca. Arriviamo a Plumbeopoli, ovviamente non potendo tornare indietro, e cominciamo a esplorare qua e là, fino ad arrivare davanti a un edificio che, come dice questo pigliamosche, ospita allenatori molto forti. Ma che davvero? Entriamo ignoranti come non mai, e fregandoci di tutti gli altri, andiamo dritti da... No, confermo, quando l'ha rubato da Silver Legend? C'è Spinai 40! Ed è in questo momento che la voglia mi abbandona e decido di avervi... Tra l'altro quel tizio si era mosso, quello tipo... pestato. Poi in ogni fine video c'era sempre Arenipoli, sempre. Proprio la voglia di cambiare Lost, noi zero... Oh signore, 2016. Direi. Voglio leggermi giusto i commenti. Ecco Whisky Dog. Ah! Tra l'altro risposta a un sacco paraculo. Diplomaticissimo. Perché era palese che mi abbia fatto cagare questa roba. Un bel lavoro il cazzo, perché è un'idea di merda. Però vabbè. Il Catrium. 17 YouTube la mise nella sua top 10, me l'aspettavo un po' meglio, vabbè. Non è che se una cosa finisce nella top 10 degli altri, allora sia per forza valida o incriticabile.